piacere della lettura ci porta oggi a compiere un viaggio per cambiare il destino alla ricerca della verità, del proprio passato, in mondi sommersi che richiamano la mitologia celtica, quella nostrana, ma anche molti elementi del genere fantasy. Tutto questo è Arwen, la trilogia fantasy innovativa che inizia e prende il via con la prima opera titolata Il Confine, che oggi presenteremo in compagnia della sua autrice Monica Zunica. Buongiorno Monica, grazie per essere qui con noi Mattina Live. Buongiorno, buongiorno e grazie, grazie. Monica, se sei d'accordo, io direi proprio di farci capire l'importanza, no, di questa trilogia titolata per l'appunto Arwen e che prende il via con Il Confine. Sì, dunque questo è un racconto che ha la particolarità, è un diciamo, rientra nel genere fantasy, ma forse neanche, voglio dire, perché abbraccia anche elementi della cultura italiana. Parte da una leggenda, antichissima leggenda gallese, è un prosieguo praticamente di una leggenda gallese che racconta la nascita dell'Arwen, del più grande bardo di tutti i tempi, Taliesin. Affonda le sue radici nel Molise, la regione che non esiste, che appunto si dice che non esista, e che per me è una piccola Avalon, e poi abbraccia elementi della cultura italiana, poiché personaggi che entrano a far parte della storia provengono dalle pagine di altri libri. Eh sì, raccontiamo un po', ecco, se vuoi, in realtà un po' di sinossi, perché Il Confine segna l'avvio e l'inizio appunto di questa trilogia di Arwen e racconta, il protagonista, il personaggio è una 17enne, una piccola ragazza che nel giorno del suo 17° compleanno viene attratta da forze nascoste, attraverso queste riesce a comprendere di essere depositaria di un sapere antico, da qui va la peripezia di tanti incontri con personaggi per conoscere questa verità nascosta. Tra questi personaggi, l'hai menzionato poc'anzi, molti anche che fanno capo, no, alla nostra cultura italiana, tra cui Tacito, Matilde Serao. Sì, assolutamente. La ragazza, il suo nome è Diana, e lei intraprende un viaggio, raggiunge una riserva naturale che è poco distante da casa mia, che appunto è Monte di Mezzo, nome importante, come dire, significativo, e si mette alla ricerca della madre scomparsa 10 anni prima della sua vita, perché durante un picnic di famiglia lei e la madre, quando lei aveva 7 anni, sono scomparse nel bosco. Lei è ritornata dopo una settimana, ben vestita, pettinata, come se nulla fosse accaduto, mentre invece la madre non farà più un ritorno, e quindi lei all'età di 17 anni parte alla ricerca della madre e si ritrova ad attraversare un confine che si trova a Monte di Mezzo, che la porta in terre sconosciute e invisibili agli occhi degli altri, che sono appunto le terre dell'Arwen. Questo è l'inizio della sua avventura, dove poi incontrerà tanti personaggi che, appunto, come dicevo, provengono anche dalle pagine, in primo luogo dalle pagine di Anna Maria Ortese, Matilde Serao e Dino Buzzati, ma anche personaggi realmente accaduti, realmente vissuti, come la regina Boudicca, che è scomparsa nel 60 d.C. in Britannia. Come si collegano tutti questi elementi apparentemente così lontani fra loro? Ecco, mitologia celtica, un po' di cultura classica nostrana, elementi fantasy, anche se non propriamente fantasy. Ecco, come si collega a questa mistura di elementi? Qual è il fil rouge? Il filo conduttore è proprio l'Arwen. L'Arwen è il potere, anticamente veniva descritto come il potere della massima ispirazione, poetica e profetica, perché anticamente poetare significava anche profetizzare, e viceversa, poiché la poesia e la magia erano tutt'uno. E quindi in questa energia e potenza magica di questo potere dell'Arwen, ogni forma di, come dire, ispirazione artistica, creativa, poetica trova posto all'interno delle terre dell'Arwen, per cui non c'è distanza né di tempo né di natura tra Anna Maria Ortese e la regina Boudicca. Esatto, poesia da poieo, no? Dal greco fare, mettere in pratica quelle che poi sono le nostre potenzialità, quelle che sono le nostre energie più nascoste, ma quando hai capito di avere probabilmente dentro di te queste energie forti, potenziali, da mettere per l'appunto a frutto e realizzare così la trilogia, in primis la prima opera, Il Confine.
Io ho pubblicato altri libri in passato, poi sono stata ferma per alcuni anni, e poi mi è capitato di casualmente sposarmi con un rito celtico. Da lì è nata una passione, ho cominciato a studiare in maniera molto approfondita la mitologia celtica e tutto quello che riguarda quella cultura lì, che non deve essere, come dire, collocata geograficamente per me. Come dire, un sentimento spirituale legato alla terra e quelli che sono i cicli della terra, per cui sono entrata a far parte di un'organizzazione che ha sede in Inghilterra, che si chiama OBOD, e che mi ha permesso di approfondire tanti temi e da lì, appunto, sviluppare quello che è il mio Awen, questa scintilla, questa ispirazione. Questa ispirazione poetica e profetica e che vede tra l'altro in questa trilogia, in questa opera innovativa, anche la firma, no, dello scrittore Maurizio De Giovanni, che per l'appunto apre il viaggio a Diana, quindi diventa di auspicio, se così possiamo dire. Eh beh sì, sono stata molto fortunata. Ringrazio veramente sempre tantissimo Maurizio De Giovanni per questa, come dire, per questa sua apertura e l'introduzione che lui ha firmato e che viene riportata in un pezzettino nella quarta di copertina è per me sicuramente di buon auspicio, sia per il grande talento, le grandi qualità di scrittore che lui ha, sia per le sue, insomma, qualità proprio di persona speciale. Abbiamo già il titolo almeno della seconda opera. La prima è Il confine, Awen, Il confine. La seconda? La seconda è lo scontro, è un momento decisivo al quale sto lavorando e che vedrà, come dire, lo svolgimento, il destino, il compimento del destino di molti personaggi. Ascolta, come dovrà proiettarsi e approcciarsi il lettore a questa opera? Quale spirito? Il gioco, il mettersi in gioco è assolutamente l'apertura verso il sogno. Sogniamo troppo poco, siamo troppo, come dire, presi, infettati, se vogliamo utilizzare questa Un po' parola, contaminati, un po' troppo contaminati contaminati da sovrastrutture anche, dalla materia, dal mondo della materia. E invece se noi potessimo aprirci di più al sogno e, come dire, coltivare quello che ognuno di noi ha dentro di sé, questa scintilla di ispirazione, io penso che si arriverebbero a cose molto belle. Si dovrebbe andare un po' a proiettarsi a quello che è il mondo metafisico, no? Al di là di quello che è meramente materico. Grazie a Monica Zunica per essere stata con noi e averci presentato questa prima opera della Grazie trilogia Awen con Il confine. Grazie davvero e complimentissimi. A a voi. presto. Grazie a voi, buona giornata. Altrettanto. Ciao.